Espulsi gli 8 consiglieri ribelli del PD che a Sesto Fiorentino a luglio hanno prima proposto e poi votato la mozione di sfiducia con la quale il sindaco renziano Sara Biagiotti è stata poi costretta a lasciare. A decidere le espulsioni la commissione di garanzia del PD metropolitano di Firenze con 3 voti favorevoli e 2 contrari. La decisione, viene spiegato dal partito, è dovuta alla gravità del comportamento dei consiglieri che hanno creato un danno all'immagine del PD. Ecco, forse però l'immagine del PD risulta ancora più offuscata da questa decisione che non dal comportamento degli 8 consiglieri, perché il Partito Democratico nel mese di luglio, quando lo scontro fu portato in piazza, grazie anche all'operato del commissario Lorenzo Beccattini, a prescindere dalla materia del contendere, dette un'immagine di sé molto bella. 3 assemblee in piazza indette dai ribelli, dal sindaco e dal partito, in cui centinaia e centinaia di persone si confrontarono aspramente, ma in modo trasparente, su temi decisivi per Sesto Fiorentino. Che le opinioni diverse pubblicamente manifestate, anche quando giungono ad atti di sfiducia nei confronti di amministratori, sfocino nel PD, nel cartellino rosso, per chi non è stato entro i canoni della disciplina di partito, forse non offre una bella immagine del partito stesso. Oltretutto la Biagiotti ha già detto di essere pronta a ricandidarsi tra pochi mesi e saranno dunque in ogni caso gli elettori sestesi a distribuire i cartellini, rossi o gialli che siano. Commenta lo stesso segretario del PD metropolitano, Fabio Incatasciato. È un disposto chiaro che conferma in pieno le ragioni del deferimento, quello a cui si sono attenuti i garanti, ma è una sconfitta per tutta la politica e un momento di grande amarezza.